Da eroi italiani a eroi in fuga. Il personale sanitario esce dalla narrativa epica che lo ha reso protagonista durante la pandemia. Vittime di un sistema sanitario che non funziona sono in tanti a decidere di lasciare il paese. Addio dunque a tante ottime risorse. Ne abbiamo parlato con Michele Usuelli, medico e consigliere regionale della Regione Lombardia. Per il gruppo consiliare Più Europa Radicali, ai microfoni di Pop Economy. Infermieri, medici, ostetriche ritengono ormai da qualche tempo che in Italia non vi siano più le condizioni di lavoro, oltre che economiche, per poter fare in maniera adeguata un lavoro che amano e avendo poi una vita decente fuori dal lavoro, e quindi è in corso da anni una ricerca dei nostri professionisti sanitari che hanno una formazione di ottima qualità verso Inghilterra, verso Nord Europa, addirittura verso la Francia. I nostri professionisti sanitari a numeri crescenti abbandonano l'Italia dopo essere qui stati formati alla ricerca di condizioni di lavoro migliori. È più importante quasi quello che non il maggiore ritorno economico. Non c'è mobbing, dei turni più accettabili e la possibilità di lavorare in equipe che portano avanti il metodo scientifico con un rigore che in Italia si è perso. Un'insofferenza, quella dei nostri camici bianchi, che punta il dito contro l'organizzazione e la gestione del sistema sanitario. All'interno del settore, i professionisti del settore, alle macchinette del caffè o quando si usciva a bere una birra, passavamo ore a lamentarci del fatto che, pur ritenendo di essere noi singolarmente delle persone in grado di offrire una buona qualità di servizio sanitario per i nostri pazienti, per i nostri cittadini, avevamo un'organizzazione sanitaria talmente deficitaria che rendeva frustrante il nostro lavoro. Questo è stato il motivo per cui mi sono candidato. È una dinamica che esiste a livello nazionale. Sostanzialmente non c'è una capacità culturale di gestire il rapporto con i sanitari, per cui non c'è un meccanismo di inclusione dal basso per decidere insieme come gestire un ospedale e quali siano le priorità per la salute dei cittadini. Medici di base costretti ad incagliarsi nelle maglie della burocrazia e medici ospedalieri inascoltati. I medici di medicina generale che non sono dipendenti di regione, quindi non sono comandabili, invece il loro lavoro viene svilito e vengono considerati come persone che lavorano poco e male, hanno ad esempio una arretratezza informatica che è da terzo mondo. Quando vi visitano e sono di fronte a voi, a volte hanno aperti 6 programmi diversi perché i programmi non si parlano, dove devono fare i copia e incolla, hanno un livello di burocrazia incredibile. E i medici ospedalieri, è enorme il numero di medici ospedalieri, anche primari, anche capi dipartimento, che in questi anni in cui li chiamavano eroi sono stati invece portati in consiglio disciplinare, sanzionati e puniti semplicemente perché si permettevano di dire: guardate che così come l'avete organizzata la cosa non funziona. Quindi questo per me è il primo problema culturale di rapporto tra il potere politico e i professionisti sanitari, che si è completamente spaccato e ha rotto il giocattolo. Se il settore privato invade quello pubblico, la definizione stessa di ospedale vacilla ed è un trend che riguarda tutto il paese. C'è un problema evidentemente di splafonamento eccessivo del privato. Non possiamo neanche più chiamarli ospedali, non possiamo neanche più chiamarli reparti, dei luoghi in cui c'è un primario, 2 medici assunti e gli altri sono tutti gestionisti che vengono a lavorare dentro come cooperativa.
se non c'è l'equipe non c'è il reparto e se non c'è il reparto non c'è l'ospedale. Il giocattolo sanità si è rotto e almeno in Lombardia sarà molto difficile riaggiustarlo e temo che molte altre regioni italiane stiano seguendo, non con la stessa rapacità, ma il trend è quello. Ma com'è possibile per un medico raddoppiare il proprio stipendio sullo stesso posto di lavoro a parità di ore lavorative? E quali sono le conseguenze per i cittadini? Voi immaginate un pronto soccorso in cui il medico che è assunto in pronto soccorso e fa X ore al mese guadagna alla fine del mese 3.500 euro. Se questo medico si licenzia, entra in una cooperativa, torna con la cooperativa a fare i gettoni dentro quello stesso pronto soccorso, arriva a guadagnare per lo stesso X numero di ore 10.000 euro al mese. Allora, questo meccanismo, che tra l'altro è molto dispendioso, abbassa la qualità della cura che noi riceviamo, fa perdere al primario, che è il direttore d'orchestra, il potere di far suonare tutti i componenti dell'orchestra nella stessa direzione. Esternalizzare peggiora la qualità di cura? Non è solo una posizione ideologica e uno studio inglese ha analizzato il fenomeno. È proprio uscito settimana scorsa su Lancet uno studio inglese dove questa esternalizzazione dei servizi è stata fatta negli ultimi 10 anni, viene dimostrata uno statisticamente significativo abbassamento della qualità di cura erogata in sanità, non solo nei PS, in tutti i reparti, perché un gruppo di gettonisti lavora peggio, indipendentemente dalla loro capacità scientifica, lavora peggio che in un'equipe di reparto guidata da un primario. Sanità fa rima con regioni, le regioni esistono per gestire la sanità e a dirlo sono i numeri. Siamo 10 milioni di abitanti, le proporzioni valgono in tutte le regioni italiane, spendiamo 25 miliardi l'anno di soldi pubblici, oltre 19 di essi sono spese sociosanitarie. Le regioni hanno motivo di essere perché si occupano di sanità, se no sarebbero degli enti inutili. E quindi attiene anche al senso di responsabilità dei partiti selezionare nella loro classe dirigente a queste elezioni sanitarie, smettiamole di chiamarle elezioni regionali, persone che quantomeno siano alfabetizzate con la medicina e con la politica sanitaria. Se parliamo di sanità, non possiamo non parlare di pandemia. Un fallimento, quello della gestione dell'emergenza, che ha motivazioni che vengono da lontano. Ma non è solo la collaborazione tra istituzioni dello Stato a non aver funzionato. Non c'era una leale collaborazione tra istituzioni dello Stato. L'altra cosa incredibile, e questa però è di dominio pubblico e si sa, la cultura per cui la medicina di territorio non serve più, perché se tu hai mal di testa vai su Google e prenoti la visita con il neurochirurgo direttamente, è una cultura che è profondamente radicata nelle scelte di politica sanitaria. Pertanto tutta la medicina di territorio, considerata inutile, considerata igiene e sanità pubblica, epidemiologia, sorveglianza epidemiologica, medicina di primo livello, medicina di genere, è da 30 anni che sono considerate non sexy, sono considerate specialità da sfigati. Piace qua molto appunto il cardiochirurgo, il neurochirurgo, il chirurgo plastico piace pure molto, sono specialità importanti per carità, però ecco, un sistema sanitario si tiene se c'è l'ospedale e se c'è il territorio. Qui i medici di medicina generale è 30 anni che sono isolati e abbandonati a fare ognuno un po' come ritiene con il suo senso di responsabilità. Non è che sono stati abbandonati durante il Covid. Questa epidemia ha semplicemente enfatizzato una situazione di scollamento
della realtà, della capacità di tenere insieme un sistema sanitario regionale che andava avanti da 30 anni. E proprio la mancata intesa tra le istituzioni sembrerebbe aver causato quello che per la storia è stato l'errore che ha reso la Lombardia tra le zone più colpite al mondo. L'istituzione tempestiva di una zona rossa nella Bergamasca. Sostanzialmente la verità sulla zona rossa mancata è che i tecnici sanitari di Regione Lombardia, i tecnici di OMS Italia, quindi Zambon, e i tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi del Ministero, tutti e tre consigliavano ai loro referenti politici di fare subito zona rossa nella Bergamasca. Nessuno ha avuto il coraggio di prendersi questa responsabilità. Intanto il primo motivo è perché non avevano imparato in quelle settimane a lavorare congiuntamente con leale collaborazione. I tre livelli tecnici chiedevano la chiusura e nessuno dei livelli politici l'ha recepita. Il sangue scorreva nelle valli e nelle pianure di Lombardia, oltre che nelle città, a un livello che nessuno avrebbe potuto immaginare, e vi sono precise responsabilità. Non è stato un evento ineluttabile.